Ciao a tutti ragazzi, io sono Miri Light. Oggi vediamo come eseguire una scansione antivirus approfondita senza la necessità di scaricare alcun tipo di antivirus per Windows. È molto utile, funziona, quindi vediamo un po' come fare. Se avete Windows 11 vi basterà cliccare sul logo di Windows, quindi su Start, fare un tasto destro e cliccare su Esegui, altrimenti semplicemente cercare la funzionalità di Esegui. Vi appare questa finestra, noi andremo a scrivere semplicemente il nome di MRT e facciamo invio. A questo punto avrete una piccola anteprima slash descrizione di questo strumento di Windows. In breve vi dice che non sostituisce un prodotto antivirus. Clicchiamo su avanti. A questo punto possiamo notare le tre scelte che possiamo fare. La prima è come ci mostra, ovvero eseguire un'analisi rapida che esegue l'analisi delle aree del sistema nelle quali è più probabile trovare malware. Poi abbiamo l'analisi completa, che è quella che io vi consiglio, ossia eseguire l'analisi dell'intero sistema, anche se, come dice qui, l'operazione potrebbe richiedere diverse ore. Infine abbiamo la possibilità di analizzare una cartella specifica per vedere se ci sono dei malware o dei virus. Una volta deciso, selezionate la casella che ritenete opportuno e cliccate su avanti. Io adesso, per fare questo video, metterò analisi rapida proprio per cercare di finire il prima possibile questo video. Quindi vediamo insieme quanto tempo ci sta mettendo. Veramente pochissimo, perché comunque ricordiamoci, quella che ho selezionato io è l'analisi breve. Comunque nel frattempo, come possiamo leggere, questo strumento alla fine di tutto questo, se riesce a rilevare dei malware, essi verranno automaticamente rimossi dal sistema. Ecco ragazzi, una volta finito ci dirà se è stato rilevato uno o più malware oppure nessuno, come nel mio caso. Non ci resta che cliccare su fine e, se preferiamo, riavviare il computer per essere sicuri che il virus o il malware sia stato rimosso. Io vi saluto, ciao e alla prossima da Miri Light.